il progetto da prologo a prologo continua andando avanti. Abbiamo iniziato con le interviste per causa di questa restrizione del coronavirus. E come detto e già testimoniato alle interviste, adesso stiamo entrando nell'atto pratico, cioè visitare i luoghi della nostra bella regione. Come dicevo, che sono tutte perle, e poi lo vedrete nel video successivo, è veramente una perla qua a Palombara Sambina. E adesso passo la parola al primo cittadino e ringrazio per la gentile ospitalità. Prego. Beh, che dire, grazie per la vostra iniziativa, grazie per essere venuti a Palombara. Oggi è una giornata che per noi è quasi surreale. Siamo abituati a vivere la Sagra delle Cerase con il fermento dal quale la città viene animata, con il fermento che vive la città nel preparare questa che è la festa più importante, la sagra più antica d'Europa. Quest'anno ci saremmo trovati alla 92esima edizione, ma grazie all'iniziativa dei nostri cittadini, dell'Associazione Carristi, di tutti coloro che si sono adoperati per la prologo, tutti coloro che si sono adoperati per organizzare questa sagra, anche se in modalità online, riusciremo a vivere anche quest'anno quello che è l'orgoglio della nostra città. Buongiorno, allora, sono Pietro Luciani, neo presidente della prologo di Palombara Sambina. Perché siamo qui oggi? Perché un po' questa situazione del Covid ci ha stravolto nell'organizzazione della sagra delle Cerase. Quest'anno era la 92esima Sagra delle Cerase, una delle più antiche d'Europa, e il Covid ci ha costretto in qualche modo a fare una sagra online. La sagra online praticamente sarà seguita da un programma nella giornata di domani, dove verranno riproposti dei filmati, delle foto e delle interviste inerenti alla sagra. Verrà riproposto sulla pagina di Prologo di Palombara Sambina, verrà proposto sul sito del comune di Palombara Sambina e sul sito di tutte le associazioni che partecipano a questo evento. Perché Palombara Sambina? Venire a visitare Palombara Sambina. Palombara Sambina è a pochi chilometri da Roma, ha un vastissimo territorio, nasce come una cittadina con vocazione agricola nell'antichità, fino agli anni 75-80, insomma, in quel periodo lì. Dopodiché c'è un calo dell'agricoltura e viene fuori il lavoro a Roma, nelle strutture di Roma, ministeri, fabbriche, aziende private e così via. Palombara Sambina è da visitare perché comunque ha una storia molto importante. Ci sono molti monumenti, quello più importante è il Castello Savelli, che ha una struttura molto grande, è il castello, diciamo, per vastità più grande del Lazio. Io vorrei ringraziare comunque chi ha creato l'opportunità di fare questa sagra online, che sono i cittadini di Palombara e tutte le associazioni che in qualche modo hanno voluto dare un contributo sostanzioso a questa iniziativa. La Sagra delle Cerase praticamente è la sagra più antica d'Europa, è testimoniato con documenti, non lo diciamo solo per vanto, ma insomma abbiamo documentazione che attesta questa antichità. Così, tutte le associazioni che comunque in qualche modo partecipano alla vera Sagra delle Cerase, quella tradizionale, si sono adoperati affinché anche qui dassero il loro apporto. Ne nomino alcune, insomma, per correttezza, perché sono, diciamo, quelle che nelle sagre si danno più da fare per portare avanti la tradizione, che sono l'Associazione Carristi, l'Associazione delle Donne di Palombara, che vestono i costumi tradizionali. Poi c'è la Palombella, che porta sempre avanti la tradizione della mostra con un concorso della Cerasa più bella. La banda musicale è normale, perché è quella che dà la gioia più immediata quando sfila per le vie del paese. E infine, vabbè, la Prologo, che comunque è quella che dà sempre un minimo supporto alla realizzazione della sagra. Io chiudo ringraziando ovviamente il sindaco di Palombara, Alessandro Palombi, tutta l'amministrazione comunale, l'assessore
alla cultura e tutti quelli che comunque hanno dato la possibilità di realizzare questa cosa. Ringrazio tutte le Proloco che ci osservano e che ci daranno l'opportunità di mandare in onda questo video, e ringrazio la Proloco di Pomezia che ci ha messo a disposizione questa bella iniziativa che va avanti ormai da qualche mese. Tanto che dovete venire qui sul posto, e come dico sempre, chiamate la Proloco, perché la Proloco è un bigliettino da visita, è una sana raccomandazione. Io adesso rinvito qui il sindaco e il presidente della Proloco per dargli un piccolo presente, per far ricordare questo, diciamo, sorta di piccolo gemellaggio. Prego, fai vedere. Eccolo qua. Ci siamo permessi di mettere il logo del comune e testimonia la visita da Proloco a Proloco. Grazie a tutte le Proloco che vogliono sposare questa iniziativa, sapete come funziona, mandate l'invito. E gli inviti per sabato e domenica, comunque la lista è abbastanza lunga, vi consigliamo anche di prenotarvi in settimana. A tutti quanti da Proloco a Proloco un saluto, e come diciamo sempre, le Proloco unite sono una forza inesauribile. Io sono la presidente di un'associazione che si chiama Nome Lungo, insieme scopriamo e difendiamo il nostro territorio, e noi abbiamo partecipato facendo una visita guidata all'interno del castello che, come prego. Che come potete vedere, diciamo, è un complesso monumentale estremamente complesso, articolato e molto grande, diciamo la grandezza del complesso in realtà è nulla rispetto a tutto quello che è. Prego Loredana, intanto noi camminiamo all'interno raccontiamo, parliamo tra sì una piacevole chiacchierata all'interno tanto. Delle loro stanze, all'interno delle stanze, diciamo, ci sono addirittura dei dipinti del Cinquecento, del Rinascimento, attribuiti forse a Baldassare Peruzzi, quindi insomma parliamo di personaggi molto importanti. Il castello ha una lunghissima storia, che va praticamente dal VI secolo d.C., dal Castrum Longobardorum, cioè con una fara longobarda che si sono stanziati qui come avamposto per il controllo del territorio, e poi nei secoli si è praticamente trasformato in quello che voi state vedendo, cioè prima un palazzium intorno al X secolo d.C., trasformato poi in una rocca. Qui vedete alcuni esempi, una torre circolare, quindi con la rocca del XII secolo, con la famiglia degli Ottaviani, il palazzo si arricchisce di quattro torri, due tonde e due quadrate. Insomma, qui al castello ce n'è da spiegare, da raccontare. Ci perché potremmo stare ha due una giorni, storia infinita. Due giorni, cioè noi, una storia infinita. Noi diamogli, ecco, giusto queste piccole perle, sì, perché poi devono venire qui a visitarlo. Devono assolutamente. Però entriamo nell'oggetto della cerasa, della festa. La festa. Come avete interagito voi come associazione? Come con la associazione Proloco? Abbiamo pensato di fare appunto questa visita vera, nel senso dura quasi un'ora praticamente, questo per dirvi quante cose ci sono in realtà da vedere, perché ogni anno durante la sagra delle cerase il castello è aperto ai visitatori, vengono fatte delle visite guidate. Chiaramente possiamo proporre una visita guidata online, quindi perfetto. Permettere ai palombaresi in prima battuta, ma anche a tutti gli altri, a tutti quelli che magari speriamo dopo il Covid verranno numerosi, di far conoscere il castello, di permettere loro comunque un po' quello che stiamo facendo noi adesso. Sì, l'associazione, appunto, come detto, si chiama Insieme Scopriamo e Difendiamo il Nostro Territorio. Il mio nome è Loredana Fauci, sono il presidente, e abbiamo una pagina Facebook e un gruppo Facebook. Io sono Simone Zingaretti e sono membro dell'associazione dal giorno 1, da quando è nata. Abbiamo deciso di costituire questa associazione per sviluppare
maggiormente quello che è l'ambito dei carri, che è quello che ci compete, e lavoriamo sul territorio da circa 5 anni. Sono un carrista attivo con il mio carro dal 2003 e diciamo ci definiamo un'associazione ambiziosa, perché l'abbiamo presa diciamo con un certo grado di risonanza e l'abbiamo portata a dei livelli superiori, almeno così questo è il nostro obiettivo. Per quanto riguarda la sagra, voi curate proprio diciamo la costruzione dei carri, date sì. Qualche indicazione, insomma siete i cosiddetti tutor? Sì, no, diciamo siamo proprio carristi, cioè nel senso non facciamo sorveglianza su ragazzi che fanno carri, li facciamo noi stessi, insomma, quindi gestiamo la costruzione e la sfilata dei carri. Per quanto riguarda invece la collaborazione con la Prologo, è nata quest'anno e anche lì per l'ambizione dell'associazione di costruire qualcosa di più grande di quello che avevamo preso in mano, diciamo. Quindi c'era un progetto in realtà molto, molto importante con la Prologo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Michele Bevilacqua e sono il vicepresidente della Prologo di Palombara e membro anche dell'associazione Carristi. Carristi a tutti gli effetti dal 1999 e sono stato anche tesoriere e segretario dell'associazione Carristi. Per quanto riguarda questo connubio tra Prologo e associazione Carristi, posso dire che si è creato questo matrimonio, se così vogliamo, per ampliare il raggio di azione delle due associazioni, una che nasce prettamente per l'organizzazione dei carri e l'altra invece che è promozione di tutti gli aspetti della cultura e della tradizione. In passato i carristi non erano costituiti in associazione, erano gruppi isolati, insomma gruppi di amici che volevano fare il carro. Poi successivamente invece si è deciso in epoca recente di costituirsi in associazione per far riconoscere alla Regione Lazio il fatto che i carri, la sfilata dei carri nella Sagra dei Cerasi di Palombara Sabina è a tutti gli effetti un carnevale estivo, come vuole del resto la tradizione che ormai è arrivata a 92 anni. Sì, potete seguirci sui nostri canali social, Instagram Associazione Carristi Palombara Sabina e l'omonimo su Facebook, una pagina Facebook. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito ricevuto. Con estremo piacere che partecipo a questa bellissima iniziativa e argomento soprattutto in questo periodo è la Sagra delle Cerasi. Noi siamo legati da sempre alla Sagra, la banda non ha mai terminato di essere presente durante tutte le Sagre delle Cerasi organizzate. Prima era la Festa dei Fiori, non so se qualcun altro l'ha detto, la Festa dei Fiori, e nella Festa dei Fiori la banda era presente, poi Sagra delle Cerasi, la banda sempre presente. La banda, devo dire, è stata sempre un'associazione partecipe e attiva a 360 gradi, sia come protagonista musicale della giornata della sagra, dal mattino fino alla sera, quindi nell'intrattenimento dei turisti, degli ospiti e dei cittadini stessi di Palombara, per proseguire nel pomeriggio e nella sera con la famosa sfilata dei carri allegorici. Nel 2014 ho il piacere di dire che abbiamo avuto anche la bellissima idea di organizzare noi, di fare, realizzare un carro allegorico proprio della banda di Palombara. Tema era la musica, quindi i nostri 179 anni erano di storia della banda e infatti il carro poi visibile sui nostri anche sulla nostra pagina Facebook, basta cliccare su Facebook Banda Città di Palombara Sabina per avere i riferimenti sia del complesso bandistico che di cosa abbiamo fatto nella storia, e tra questo, torno a ripetere, potete anche ammirare le foto di quel 2014 quando avemmo la pazza idea di realizzare il carro allegorico della banda e sfilare proprio con il nostro carro allegorico. Ci manca tantissimo, non vediamo l'ora di ritornare nelle nostre strade a festeggiare con la musica, con i colori, con la gioia di vivere questi bellissimi momenti, dalla preparazione dei carri, dal
prima della sagra e il giorno stesso della sagra. È il momento più atteso della stagione, anche musicale, locale, perché è il momento in cui puoi dimostrare, metterti in luce nei confronti dei cittadini, ma soprattutto degli ospiti che invitiamo a venire il prossimo anno a vedere la sagra e a vivere la sagra insieme a noi. Quindi è il momento musicale e di spettacolo più importante della stagione, perché la banda può praticamente regalare ai cittadini, ai turisti, quello che di buono ha messo in pratica durante l'inverno, durante le prove invernali, e quindi non vediamo l'ora di tornare sul campo. Buongiorno, sono Mirna Pochetti e rappresento il costume tradizionale palombarese nel nome di tutte le ragazze e le signore che lo indossano ogni anno in occasione della Sagra delle Cerase. Io personalmente mi occupo del costume facendo delle ricerche da più di 20 anni. Abbiamo questa uscita ogni anno in occasione della sagra e si vestono parecchie signore, ragazze, bambini, tante bambine. E devo dire che noi Palombara abbiamo solo il costume tradizionale femminile. Purtroppo non abbiamo un costume maschile e non c'è mai stato, però diciamo che negli anni ce lo siamo un po' inventato, vestendo sti ragazzini con un pantaloncino, un gilet, insomma semplicemente. Prego. Così. Allora, il giorno della sagra si inizia la mattina e sì, tutte le ragazze e le signore in costume tradizionale sfilano per le vie del paese. Qualche giorno prima c'è la sfilata invece per l'elezione della reginetta delle Cerase. Nel pomeriggio sempre della sagra ci sono delle sempre cerasare vestite che aprono la sfilata dei carri allegorici. Una volta, fino più o meno agli anni 70, i carri erano pieni di cerasare sopra i carri. E adesso poi per via della sicurezza e tutto non ci può salire più nessuno, però accompagnano i carri. Una sorta di corteo. Sì, è una sorta di corteo. È molto bello da vedere, molto belli perché ci sono molti colori, molte poi belle ragazze, sono sabine, quindi è inutile che lo spieghiamo. Grazie, buongiorno a tutti, sono Daniela Fava, presidente dell'associazione socioculturale La Palombella. La Palombella è un'associazione che si dedica sul territorio da 20 anni, infatti a gennaio festeggeremo il ventennale. È un gruppo molto coeso perché alcuni dei soci fondatori ancora fanno parte del direttivo, quindi è un gruppo che si dà molto da fare. Nel periodo della Sagra delle Cerase abbiamo delle iniziative legate al tema appunto delle ciliegie, il prodotto tipico proprio della zona. Una prima manifestazione che è stata ripresa nel tempo, in questi ultimi anni, di portare il cesto delle cerase Ravenna, una qualità bellissima delle cerase di Palombara, al Papa. Il Papa nei tempi passati veniva qui, ospite nel castello, si era innamorato di queste ciliegie e quindi se le faceva sempre mandare. E adesso abbiamo ripreso questa tradizione ormai da anni. E tra l'altro la signora che ha vinto, è diventata la Miss Cerasara dell'anno, le porta dal Papa in udienza pubblica, diciamo, accompagnata da altre persone, sempre dell'associazione non di Palombara. E per quanto riguarda quest'anno abbiamo mantenuto la tradizione, gliela abbiamo mandata al Papa privatamente e di solito mandiamo pure un piccolo cesto al Papa Emerito, perché giustamente c'è pure lui. E non fa torto a nessuno. È un fatto proprio di affettivo, accompagnato appunto da una lettera, loro ci rispondono, gentilissimi, quindi è un onore per noi. Il giorno proprio della sagra invece abbiamo delle manifestazioni prettamente legate alla giornata, sempre alle ciliegie con le premiazioni dei cesti più belli che i produttori della zona ci portano la mattina presto. C'è un'esposizione tutta la giornata di questi cesti
e una giuria passa, li assaggia e premia per qualità, per bellezza, cose. Ed è poi a disposizione di tutte le persone che vengono a Palombara a vederle, a allungare la manina e magari pure assaggiarle. Sempre nell'arco della giornata abbiamo delle mostre sempre legate al tema delle ciliegie e anche delle mostre che vengono fatte dalla nostra associazione nell'arco del periodo invernale, corsi di pittura, corsi di ceramica, e quindi a maggior ragione nel periodo estivo si sbizzarriscono in temi con paesaggi di ciliegie così, e vengono esposte vicino a questi cesti. Tutte cose che arricchiscono comunque l'evento. Che arricchiscono l'evento e sono visibili nell'arco della giornata. In più ci abbiamo la nostra maestra d'arte, perché a Palombara di artisti ce ne sono tanti. La signora che ha parlato prima è una cultrice della tradizione dell'abito, proprio, e mantiene questa tradizione, ce l'ha inculcata a tutti noi. E noi abbiamo una maestra d'arte che è ceramista, bravissima, Loretta Eppoliti. Lei ogni anno alla Miss Cerasara, da 12 anni a questa parte, regala un piatto con l'effigie della faccia della Palombella e il nome sopra, che viene scritto all'ultimo, della Miss che ha vinto. Quindi e tutte queste sfilano, abbiamo fatto la mostra di tutti questi piatti che nell'arco degli anni, e quindi sono tutte cose che chi viene da fuori può apprezzare, diciamo, nell'arco della giornata. Allora, l'Associazione Socioculturale La Palombella sta sia su Facebook, che ormai è a uso e consumo di tutti, e sia digitando su Google Associazione La Palombella, di Palombara naturalmente, e troverete tutte le indicazioni, tutte le foto, tutte le notizie, tutte le manifestazioni che si fanno a Palombara. Siamo qui in uno dei serioni che ha un po' addobbato, perché ogni anno comunque Rione addobba, giusto, per la sagra. Ci puoi citare i serioni e questo dove stiamo adesso, quale Rione è? Questo è Rione Castello. Rione Castello. Rioni sono Castello, Sant'Egidio, San Biagio, Casermone, Colle Coco e Santa Maria. Perfetto, e questo è Rione Castello, che per l'occasione, anche se non si farà la sagra come al solito, è stato allestito. È Rione, vedo, più attaccato qui al castello, infatti si chiama Rione Castello. Questo è Rione di Sant'Egidio. Sì. I colori vedo che sono il rosso e il bianco. Col cavallino in mezzo. Allora, qui ci sta portando la Prologo de Palombara Sabina, Pietro, in un posto un po' particolare. Nel vicolo, come si chiama? Allora, questo si chiama proprio, la toponomastica lo chiama Vicolo del Tamburello, ma noi palombaresi
ormai da sempre è stato rinominato praticamente vicolo delle baciadonne, e adesso capirete il perché. Vieni, ecco, adesso la telecamera ci segue. È quasi naturale che se un uomo e una donna si incontrano qui dentro, se è una bella donna, viene da sé, insomma. Vicolo delle baciadonne. Certo, c'è, il nome c'è tutto. Ti invita al bacio. Sicuramente sarà uno dei vicoli più stretti al mondo. Sicuramente è una rarità. È una rarità. Questo è Rione San Biagio, che ormai è più di qualche anno, insomma, che gli abitanti si sono resi disponibili ad addobbarlo con piante, fiori. E è sempre uno dei sei rioni, giusto? E qui noto che il colore è rosso e blu, come noi Pomezia, rosso e blu. Come i colori comunque del comune di Palombara. Ah, anche il comune di Palombara è rosso e blu. Anche perché San Biagio è il patrono di Palombara, quindi abbiamo questa similitudine. E durante l'anno lasciano, diciamo, la maggior parte di queste decorazioni le lasciano sul posto, altre le rimuovono per bene. Guardate che spettacolo, insomma. Facci una ripresa, Vincenzo, vai. E diciamo che è uno dei, questa è una delle strade più caratteristiche del borgo di Palombara. E vedo con piacere che adesso, se andiamo avanti, stanno anche restaurando l'icona di Santa Cecilia. Vedo. C'è il maestro Gianni Ranaldi, che anche se ha la sua venera età, comunque si dedica ancora a fare queste cose. Allora, questa è una bella coincidenza, perché non era valuta la cosa, non era valuta, ma ci fa molto piacere vedere innanzitutto un artista come Ranaldi che sta restaurando l'icona di Santa Cecilia. Tutto bene, Gianni, tu come stai? Bene. Finché abbiamo la forza andiamo avanti, giustamente. Come sempre, con la sua mano ferma. Ci puoi dire, Piero, di questo dipinto? Beh, forse più Gianni che io, perché che sicuramente è un dipinto storico, anche se Gianni si dedica. Ecco, vedi. Allora, dice il maestro che l'ha dipinto 41 anni fa. E ogni tanto, giustamente, ritocca i suoi colori. Ah, sì? Perfetto. Che rappresenta quel dipinto? Tu lo sai? Quello è Santa Cecilia. Praticamente Santa Cecilia è la patrona dei musici, no? Dei musicanti. Questo è il rione dei musicisti. Ah, perciò questo rione dei musicisti. San Biagio, rione dei musicisti.